stati introdotti dei nuovi strumenti legislativi che, diciamo, finalmente fanno un po' di chiarezza e permettono un'evoluzione nel settore, ed anche, diciamo, questo movimento trasversale che sta portando ad affrontare la sostenibilità in edilizia in maniera, secondo me, più profonda, meno superficiale e dagli esiti interessanti. Il tema diciamo, del ciclo di vita è nato, almeno in Italia, già negli anni 80 nel campo dell'industrial design, e da ultimo si sta affacciando al settore dell'edilizia un approccio complesso, però importante, nel quale concetti come la temporalità dell'edificio, la sua durata, la sua disassemblabilità e il riciclo delle sue parti diventano elementi cardine di un nuovo tipo di progettazione, e dove il manufatto edilizio assurge un po' il ruolo di banca, tra virgolette, di questi materiali, quindi non un posto dove questi elementi vengono persi, ma anzi un posto che li mantiene nel tempo per poi essere reintrodotti nel ciclo e quindi con un valore vero.